benvenuti. Credo che questo sia il quarto anno del nostro club letterario. Inauguriamo anche l'anno accademico in qualche misura simbolicamente con un nobile prodotto dell'Università Yulm, Marco Borroni. Marco Borroni credo nel febbraio del 2002 arrivò con un'antologia di rap in mano dicendo io voglio fare la tesi su questo argomento. Poi insomma fra me e lui è nato un rapporto di stima e di amicizia che poi appunto ha avuto come prima concretizzazione questo secondo me bellissimo libro Rime di sfide, uscito per Arcipelago nel 2004. Lui la tesi la discute nel 2003. È sempre molto divertente ricordare la discussione della tesi perché il correlatore si rifiutò di leggere la sua tesi, dice rap, io non mi voglio compromettere con queste schifezze, ma appunto noi credevamo in altre cose e quindi siamo andati avanti. Buon pomeriggio a tutti innanzitutto, e per il pubblico presente io prima di iniziare vorrei subito scaldare un attimo gli animi. Perché? Perché se oggi, dopo 7 anni, siamo ancora qui e stiamo presentando un qualcosa di molto completo, nel senso che non sono solo parole che oggi andremo ad analizzare, ma c'è anche l'aspetto sonoro e l'aspetto poetico, è grazie a due persone fondamentalmente che mi hanno dato fiducia e mi hanno portato in questi 7 anni fino a qui. Uno è il professor Paolo Giovannetti che ha appena introdotto la giornata e l'altro è Luciano Duò di Arcipelago Edizioni. Io proporrei un applauso per loro. Siamo qui perché effettivamente da Rime di sfida, che è stato il primo saggio che ho pubblicato con Arcipelago Edizioni e che prendeva spunto dai miei studi universitari proprio qui allo Yulm, in mezzo a gente che mi guardava un po' male perché effettivamente era un argomento non proprio consono a certi tipi di contesto, siamo passati, io, Giovannetti, Arcipelago Edizioni, a entrare sempre più a contatto con la realtà del rap italiano, quantomeno. Non abbiamo pretese internazionali, ma almeno in Italia direi che le nostre storie ce le siamo fatti. Abbiamo preso insulti, abbiamo preso complimenti, abbiamo vissuto vicende, direi, abbastanza complicate, ma siamo arrivati comunque al terzo libro. Il terzo libro, rispetto a Rime di sfida, che era un vero e proprio saggio, è un'antologia che è un percorso evolutivo ed è un po' il culmine di un certo tipo di ricerca che ho fatto mantenendo i contatti ovviamente con il professor Giovannetti, ovvero è possibile considerare alcuni testi rap o la maggior parte dei testi rap come una forma di poesia contemporanea? La mia tesi che ho sostenuto qui allo Yulm e che ho portato avanti in questi anni è che tutto ciò è possibile. Io vorrei farvi sentire una cosa che nasce come un pezzo rap, in realtà una collaborazione che ho fatto con DJ Graf, che è uno degli esponenti più importanti di quello che poi è la cultura hip hop in Italia, e si chiama Viene Va. È partito da questo tema, il Viene Va, e poi ogni rapper, diciamo, ha sviluppato una sua strofa. La mia va così. Vengo e vado, sono un istante, un frammento d'attimo scandito da un tempo da me distante. Seguo il mio battito, attutisco i colpi della vita, lotto nel buco nero tra il cuore e la mente. Sento il fastidio pulsare come un ascesso, anche se fin qui tutto bene come nell'odio. Io vivo nel tedio, impantanata in un fosso, nel limbo tra la via d'uscita e l'ingresso. Credo che tutto resti uguale, che tutto torni e che i segnali siano sempre più chiari di questi giorni. A volte vago, definita da simboli a modi, logo, godo delle singole sfide, di ogni sfogo. Inseguo il flow, non il cash, come spitti, mi specchio in te. Ascolto i matti, se sbaglio pago, prometto e mantengo, mi rialzo se cado, divago sul tempo, vado e vengo. Molti rapper italiani continuano a chiedersi ma perché il rap in inglese suona in un certo modo, il rap francese suona bene, il rap italiano suona meno bene. In realtà sono sonorità diverse, perché quando vado in Francia mi dicono ah, come suona bene il rap italiano, quindi vuol dire che probabilmente è proprio un discorso di sonorità diversa, nuova, che si va a ricercare.
Di sicuro le parole suonano diverse, le sillabe sono diverse, in francese o in inglese per esempio molte parole finiscono con delle consonanti, il che permette di far imbarazzare le parole in modo più schioccante rispetto alle sillabe italiane che finiscono sempre con delle vocali, quindi sono dei piccoli trick che per esempio negli anni sono stati inseriti, no? Anche nel vocabolario del rapper, il fatto di usare dei neologismi o dei termini inglesi che permettessero di creare dei ritmi diversi fondamentalmente della parola. Poi credo che ormai si senta proprio del rap in qualsiasi lingua, cioè ormai basta andare su YouTube e si sente rap in serbo, in russo, in swahili. Quindi c'è una costante ricerca in realtà di nuove sonorità, che poi è comunque quello che sta alla base dell'hip hop, che è una ricerca proprio di un'evoluzione di se stessi attraverso una cultura, diciamo, delle regole che poi vengono reinventate quotidianamente, sia nel beatbox che nel writing, che in quello che è lo scratch adesso, nel breaking, in cui ormai insomma anche i ballerini volano, fanno cose che nessuno avrebbe immaginato. Passo dopo passo sono parate di criceti che corrono su grigie pareti, le molecole di vapori anomali, dalla terra alle tegole, dalla bocca alle golle, ormeggiano nel fondo ignoto delle anime, denaturano gli odori, candeggiano i sapori, non si distinguono i colori, né tinte, né toni, né suoni, l'unica libidina nella vista di gialli panettoni, la malattia sono grigie, mura, ecco la medicina che le cura, taniche, cariche, di colori che rendono più ludiche le vie della metropoli, taniche, cariche, di colori che rendono più ludiche le vie della metropoli, con una bomba cromatica tra le dita, si dà vita ad ogni via sbiadita, c'è l'alta da veli di gas chimici, c'è l'ocinere o regno di cimici, ragni nocivici vivono culla di morte, bambaccia di fumo, miasma attecchito sui muri di una città fantasma, siluri di colori sui luri di palazzi che ammazzano polmoni asmatici, servono da antibiotici, è l'unica libidina nella vista di fare i segnaletici, la malattia sono grigie, mura, ecco la medicina che le cura, taniche, cariche, di colori che rendono più ludiche le vie della metropoli, taniche, cariche, di colori che rendono più ludiche le vie della metropoli. Allora, il beatbox in realtà, allora, è l'arte di riprodurre i suoni con il solo uso del nostro corpo. In realtà tutti facciamo beatbox, cioè anche voi quando canticchiate una melodia in macchina state facendo beatbox in maniera molto semplice tecnicamente, però tutti lo fate. La prima evoluzione del beatbox sta nello studiare i suoni e gli strumenti della batteria, che sono, diciamo, i principali per avere un tempo, perché il beatbox nasce più che altro come accompagnamento per i rapper o per la musica a cappella fatta in strada, quando uno non aveva possibilità di avere stereo o cose del genere, oltre magari al classico battito di mani si poteva cimentare nel beatbox usando la bocca. Io che mi metto così come se fossi aria, mi porto nel mezzo come ai tempi la malaria, ma io non faccio del male, io vengo per parlare, porto amore perché per me non c'è amore da dare, io ho solo il cielo in mano e ve lo porto qua adesso, lo faccio in università, in qualsiasi altro contesto, in un parcheggio oppure seduto su una stella a chiedermi cosa siano pace e guerra, le metto esattamente sulla stessa linea e le vedo così che vanno in una linea continua con la quale delino nuove forme diverse, le mie parole più di me sono esperte di quello che vivo e di quello che ho vissuto, di quello che rimane concreto, di ciò che è assoluto, di quello che è astratto, di quello che ho già fatto, del mio muscolo che a forza di essere nervoso è contratto, come se lo mettessi rispondendo al telefono, io che mi porto come se su un tappeto medito, mi metto così in posizione loto e me ne vado dal pieno del nulla fino al vuoto dello spazio più estremo, io che sono alieno venuto su di un UFO per entrarvi nel pensiero e adesso che vendo qui lo si deduce, vengo col mio UFO, voi seguite la mia luce. Yeah.